tutti, questa è una intervista che facciamo al nostro nuovo maestro residente, Geshe Champa Gelé, che è uno dei grandi geshe che vengono da Serragé ed è venuto qui specialmente per insegnare il Master Program, in particolare il Tantra, la sezione del Tantra. Lo so, allora per prima cosa vorremmo buongiorno Geshe-la, vorremmo chiederti dove hai passato la prima parte della tua vita, e se sei nato in una famiglia numerosa con molti fratelli e sorelle. E ne caso volta tini di caso volta ci niente lo giuta ne ceva les segne ne. Oggi qui il centro mi ha richiesto di parlare di me, della mia vita, e sono molto contento di avere questa opportunità. Mi chiamo Champa Gelé e vengo dalla parte orientale del Tibet in Kham, dove c'è il monastero Solzenje, e sono nato nel 1966. In Gomba Cina so zende Gomba Sei, in Lumba da a Tronse Tindicina non è attiva. Sono nato in questa famiglia che in passato era una delle famiglie più numerose e importanti di quel particolare villaggio. Cina ya mi sa io cembo schemartine ya da Tronse Tindicina ya Gomaina. Mi sa ne ci caso mi sa cedere. Però dopo l'avvento dei cinesi, la mia famiglia diventò molto povera, così come tutte le altre famiglie, perché appunto i cinesi portarono via tutto. I miei genitori avevano molti figli, hanno avuto 10 figli. Uno di questi morì quando io ero molto giovane, per cui c'erano cinque fratelli e cinque sorelle, di cui un fratello morì e rimanemmo in 9. Io sono l'ottavo dei figli, ce ne sono solo due dei miei fratelli che sono più giovani. E quando nacqui, i miei fratelli e sorelle più grandi erano già andati, avevano già la loro vita con delle altre famiglie. Quando eravamo giovani in Tibet, quando eravamo piccolini, i cinesi, eravamo sotto una situazione estremamente difficile, con pochissimo anche da mangiare e da vivere. Per cui, quando ero molto piccolo, andai in questa piccola scuola del mio villaggio. Per 3 anni, da quando avevo 9 anni fino agli 11, per imparare a leggere e scrivere. In quel periodo tutti i membri della famiglia dovevano lavorare, perché eravamo veramente molto poveri. Per cui fino a che ho compiuto 16 anni, ero anche addetto a guardare
a guardare gli animali che li dovevo portare al pascolo. Per cui nel periodo che ho vissuto in Tibet non ho avuto opportunità di studiare il Dharma. Però attorno all'inizio degli anni Ottanta gli cinesi mostrarono un attimino più di attitudine rilassata e permisero alcuni di diventare monaci. Fin da quando ero molto piccolo mia mamma mi diceva: tu sei diverso dagli altri, sei più intelligente e vorrei che tu diventassi monaco, per cui questo era anche un grande desiderio di mia mamma. Mentre invece mio padre e gli altri miei fratelli non volevano che io diventassi monaco. E comunque Amalalva, comunque mia mamma, perché aveva un carattere molto forte, a un certo punto mi prese e mi portò a Lhasa. E c'era anche uno dei miei fratelli che era a sera, che stava studiando, quando mia mamma mi portò. Appena vidi sera ebbi un grandissimo desiderio di diventare monaco e di studiare il Dharma. Però in quel periodo, come anche adesso, c'erano sempre dei grandi problemi dentro i monasteri perché sono sotto il controllo totale dei cinesi, che causarono parecchi problemi anche a me. Mi dissero: tu diventi monaco, poi non puoi solo stare al monastero, devi avere molti permessi da tanti uffici, era una prassi burocratica infinita. Per cui tornai indietro nel camp e andai negli uffici locali e gli chiesi il certificato di permesso per poter diventare monaco sera, ma non me lo diedero subito. Nel nostro posto di nascita c'era questo monastero con un lama locale. Questo lama precedentemente aveva studiato prima sera, poi quando arrivarono i cinesi oppose parecchia resistenza e comunque passò 20 anni in prigione. Parlai con questo lama, che l'anno prima era riuscito anche ad andare in India, incontrò sua santità e tornò in Tibet. E questo lama mi disse: vai in India. Se vai in India avrai molto più libertà, se invece rimani in Tibet avrai molte difficoltà. Per cui in quel momento mi sorse un grande desiderio di andare in India. Per il mondo occidentale, in quel momento io avevo 16 anni, ma noi in Tibet, che calcoliamo anche un anno della gestazione, ne avevo 17. Andai a Lhasa, rimasi 2 mesi e cominciai a cercare degli amici per andare in India. Incontrai un po' di amici. E discutemmo il fatto di andare in India insieme,
per cui non avevamo nessun visto, nessun documento e non avevamo neanche dei mezzi per poterci muovere, e avevamo le spalle cariche dei nostri bagagli. A volte per la strada abbiamo fatto l'autostop e alcuni ci hanno portato per un po' di chilometri, ma la maggior parte del percorso l'abbiamo fatto a piedi, per cui siamo da Lhasa siamo arrivati a Shigatse, a Shigatse siamo arrivati a Drum, che è il posto di confine. Da un momento che non avevamo documenti e visti e dovevamo aggirare i posti di blocco, però non sapevamo che strada prendere. Alcuni altri come me erano nascosti nella foresta, altri venivano mandati in avanti a osservare. Eravamo vestiti come nella tradizione del nostro posto di origine, per cui era facile riconoscerci. Immediatamente ci videro i cinesi e in quel momento anche dietro di noi erano già arrivati altri due poliziotti cinesi. Cominciarono a chiedere dove state andando. Naturalmente non potevamo dire che andavamo in India, abbiamo detto stiamo andando al Kailash. Allora dissero, loro ci dissero, ma com'è che andate al Kailash e state qui nella foresta, perché c'è il Kailash nella foresta? Per cui ci presero la polizia e ci portarono via, e noi non facemmo i nomi dei nostri amici che erano nascosti nella foresta. Che rimasero nascosti. In quel momento, quello era un periodo in cui c'erano pochissimi che erano ancora, che passavano il confine per andare in India, non come adesso. Per cui non c'era il confine, era abbastanza più rilassato. La polizia non come al giorno d'oggi. Per cui invece di portarci in prigione, ci portarono da una famiglia che aveva connessione col posto di blocco, e per cui fummo messi ai domiciliari da questa famiglia. Non potevamo neanche uscire, dovevamo essere accompagnati dalla polizia se volevamo andare a mangiare al ristorante. A un certo punto ci dissero, domani c'è una macchina che vi porterà a Shigatse. Per cui quella notte, alle 2 di notte, scappammo da dove avevamo i domiciliari, da quella famiglia, senza che la famiglia lo sapesse. Dal momento che c'è tanta foresta, appena uscimmo di casa ci infilammo direttamente nella foresta e nessuno ci poté vedere più. Per cui a questo punto riflettemmo a delle difficoltà di attraversare il confine. Infatti anche alcuni dei nostri amici che erano con noi avevano anche famiglie con figli, per cui pensammo di invece dirigerci in direzione del Kailash.
comunque non, quello era inverno, per cui d'inverno la strada è chiusa per andare al Kailash. Alcuni dei miei amici sapevano, avevano un po' i mestieri del cuciere e anche del tenere le bestie e così via, per cui pensarono di farsi assoldare da e aiutare alcune delle famiglie dei nomadi lì attorno. E io continuai con altri ad andare verso il Kailash e in settembre io ero ancora lì al Kailash, arrivò qualcuno dall'India che andava a fare il pellegrinaggio senza visto anche lui, per cui lui ci indicò che tipo di strada prendere per poter arrivare in Nepal dal Kailash e ci diede anche indicazioni anche come arrivare fino a Pokhara, che è in Nepal. Dopodiché a Pokhara ci diede degli indirizzi di famiglie tibetane. Quando arrivai io fui uno dei primi rifugiati degli anni Ottanta ad arrivare in Nepal, per cui non c'era ancora l'ufficio di recezione per i rifugiati e così via. Per cui arrivamo in Nepal e quando arrivai incontrai un po' di amici tibetani che mi aiutarono. Queste persone mi dissero: non diventare monaco, vai a scuola, è meglio. Però, fin da piccolo, mia mamma mi aveva detto di diventare monaco e quando disse mia mamma che andavo in India per diventare monaco, lei fu così felice, per cui una volta arrivato in India, se non fossi diventato monaco, pensavo, invece di diventare monaco vado a scuola, ti spiacerebbe tantissimo mia mamma, per cui pensai di andare direttamente a sera. Nel momento in cui arrivai, riuscii a uscire dal Tibet, a quando arrivai a sera, passò un anno. Quando arrivai a sera, che non ero ancora monaco, dopo uno o due mesi, arrivò in Sua Santità il Dalai Lama al Gyume, che era lì vicino, e per cui con lui diventai prima novizio Gezul e poi Gelon. Poi questo era l'83, nell'84, l'anno dopo di nuovo Sua Santità arrivò a sera. E a quel momento avevo 19 anni. Che in generale bisogna avere 20 anni per diventare Gelon, però anche se io avevo solo 19 anni mi diedero il permesso di diventare Gelon. Anche se un anno prima, per cui fui così fortunato da di nuovo ricevere l'ordinazione da Sua Santità. Allora a questo punto, Geshe-la, che tipo di studi hai portato avanti quando eri dentro al monastero e anche con quali maestri hai studiato principalmente? E vorremmo anche chiederti se ci sono dei particolari episodi importanti con cui che ti vuoi parlare per quando studiavi, anche se hai avuto l'opportunità di studiare con Kensu Champatecho. Nga sera li ya thambo le yundu tire shasta nga gegen tensa ti. Quando appena arrivai a sera
Il mio maestro inizialmente era un ex abate del CAM, lo Zampalde, di sera. Per prima cosa da lui ascoltai i primi soggetti di filosofia come il Dura e così via. In quel periodo Kenso Champa Techo era in Occidente, non era a sera. Per cui all'inizio, fin dall'inizio, non ebbe l'opportunità di ascoltare gli insegnamenti di Kenso Champa Techo. Poi nell'85 Kyabje Chode Rinpoche arrivò dal Tibet a stare a sera. Quando arrivò Chode Rinpoche, noi siamo dello stesso sezione di sera e anche veniamo anche dalla stessa parte del Tibet, per cui dall'85 fino adesso per quanto riguarda i cinque trattati di Maitreya, il Tantra e tutte le altre discipline di studi, le ho ricevute da Choden Rinpoche. In seguito Kenso Champa Techo divenne l'abate di sera per 7 anni. E dal momento che aveva il compito di essere abate, aveva altri compiti e non aveva possibilità di insegnare, per cui anche dopo, quando Kenso Rinpoche arrivò, non ebbi l'opportunità di ascoltare i testi da lui. Però Kenso Rinpoche comunque dal momento che Kenso Champa Techo fu uno degli abati migliori che abbiamo avuto sera, io ho un particolare affetto per lui, così come e rispetto, così come tutti gli altri monaci di sera lo hanno. E comunque la mia pratica principale di devozione al guru, per quanto riguarda la mia pratica del guru yoga, lo faccio pensando a Sua Santità Dalai Lama, perché da lui ho ricevuto le ordinazioni e la maggior parte degli insegnamenti dei sutra e tantra e tutte le varie iniziazioni, per cui ho 3 lama principali, cui il principale è Sua Santità, poi Choden Rinpoche e il primo maestro che mi ha insegnato a sera, questo ex abate di sera. Ho anche preso insegnamenti e iniziazioni da molti altri lama. Quando arriviamo a sera, all'inizio, dal momento che c'è un cambio di culturale e anche la temperatura del Tibet e quella del Sud India è completamente diversa, per cui abbiamo tutti all'inizio tantissimi, tantissimi problemi fisici, e infatti sviluppai un certo tipo di allergie in cui avevo il volto disseminato di bugni. Ho avuto questo tipo di problemi fisici. Comunque non importa che tipo di problemi avevo, ero sempre felicissimo, perché se uno ha voglia di praticare il Dharma quando è a sera, è il posto migliore, perché si ha l'opportunità di studiare e praticare continuamente. Quando noi eravamo piccoli in Tibet,
anche se eravamo a casa nostra, avevamo tante paure e tanti pericoli. Mentre invece una volta arrivato in India, che c'è la democrazia, che si potevamo avere libertà di parola, tutte queste paure scomparvero. Nei miei studi la cosa principale che posso dire è che ho sempre avuto questa forte sensazione dell'importanza della preziosa rinascita umana e della grande opportunità che avevo, e ho pensato moltissimo anche all'impermanenza e alla morte. Per cui fino adesso sono rimasto a sera studiando, ho avuto anche tantissime altre opportunità di studiare anche la letteratura, la grammatica e tante altre scienze in relazione al buddismo, ma non ho mai avuto sfortunatamente l'opportunità di imparare l'inglese, per esempio. Ah, qua ho detto che c'era, ma sono...